Si chiama Spirito di Stella, il primo catamarano senza barriere architettoniche approdato questa mattina nella sede della Lega Navale di Napoli. L'imbarcazione, dopo la traversata atlantica di circa 6.500 miglia marine, giunge in città, quarta tappa italiana, per promuovere i diritti delle persone con disabilità nell'ambito del progetto WOW. Il progetto è stato possibile grazie anche alla collaborazione della Marina Militare Italiana. Andrea Stella ci parla dell'iniziativa. Lo Spirito di Stella è il primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche, dal 2003 sta facendo tanta attività per persone con disabilità e WOW, oltre ad essere un'espressione di gioia, significa Wheels on Waves, quindi ruote sulle onde. È un viaggio partito ad aprile da Miami che chiuderà a Venezia ad ottobre, un viaggio di 20 tappe perché 20 sono gli equipaggi composti da persone con disabilità e non, da militari, da civili, da persone di qualsiasi razza, etnia o provenienza, per dimostrare che dove c'è un ambiente anche chiuso, difficile come una barca a vela, se c'è un'organizzazione, c'è un obiettivo comune, indipendentemente dalle caratteristiche personali, le cose si possono fare. Il nostro obiettivo è quello di aver ritirato a maggio dal segretario generale dell'ONU Guterres la Convenzione dei diritti della persona disabile e la porteremo nei prossimi giorni a Roma a Papa Francesco. Una convenzione che ci dice che i diritti delle persone con disabilità vanno rispettati e vanno tutelati. Quindi WOW è proprio questo, un'espressione di gioia che vuole con concretezza dare risalto a una convenzione e far capire che la disabilità molte volte è più nelle nostre teste che nelle cose.